consegue due vittorie. La prima è quella di essere al centro degli interessi culturali di un istituto la cui inclinazione didattica è prettamente scientifica, quindi dà prova del fatto che almeno da parte delle menti più aperte ottiene comunque un grande interesse culturale. Dall'altra parte la Chiava ottiene anche la possibilità di esprimere il suo grande potenziale, che è un potenziale umano, un potenziale culturale, è un grande potenziale sicuramente educativo. Quello che viene detto della Fiaba probabilmente in questo momento, ma in generale è sempre stato detto da quel settore delle lettere che è, tra virgolette, la letteratura ufficiale, è che la Fiaba comunque è un oggetto letterario di serie B. Invece ha una grandissima importanza educativa e credo che sia indispensabile che si trovi nel percorso di studio di un ragazzo. Non è solo un racconto, ma è, come ci diceva Propp, appunto questo studioso russo che studia l'evoluzione delle fiabe nel percorso dell'umanità, come antenata dei riti di iniziazione dei popoli primitivi, è una prima sorta di rappresentazione del mondo, come direbbe Calvino, un catalogo dei destini che si possono dare a un uomo oppure a una donna, una spiegazione generale della vita, molto rudimentale, molto iniziale, diciamo, però proprio per questo anche molto significativa e simbolica. Dal momento che la fiaba è patrimonio del folklore, cioè l'espressione del popolo, non si limita ad essere ascoltata, accettata passivamente dal popolo, ma ha un altro grandissimo valore, è quello che viene continuamente nei secoli, nelle varie età, narrata e rinarrata e utilizzata e contaminata a seconda poi delle esigenze. Perché prima di tutto deve essere uno strumento al servizio dell'immaginazione di chi la usa, una sua possibile forma di controcultura, una sua visione anche personalizzata, indipendente del mondo. In questo senso io credo che l'importanza educativa della fiaba sia proprio questo suo invito a prendere la parola, a narrare a propria volta qualcosa che è già stato narrato da altri. E credo che questo sia il valore più importante ed è il valore su cui poi è stata focalizzata poi la nostra attenzione anche didattica, nel progetto didattico. Io mi sono affidata, come poi spesso nei miei studi anche sulla fiaba, al grande sapere poi di Gianni Rodari, per affrontare l'evoluzione della fiaba in questo mondo contemporaneo. E quindi abbiamo preso a spunto le caratteristiche, anzi i suggerimenti narratologici e creativi della grammatica della fantasia, questo capolavoro che Gianni Rodari scrive negli anni 70 e che è un caposaldo per una scuola attenta a una forma di educazione creativa, una forma di educazione anche libera. E quello che ho fatto una volta poi ricevuti gli elaborati dei ragazzi è stato anche di organizzarli tematicamente. Ho visto che hanno lavorato moltissimo sui suggerimenti di Gianni Rodari. Per esempio, innanzitutto hanno colto il fatto che la fiaba, essendo comunque di caratteri molto semplici, molto riconoscibili, con uno schema fisso sempre ripetibile, poteva essere comunque un solco, anzi un esempio da riprodurre facilmente per iniziare a scrivere non su una pagina bianca, ma su una traccia, no? Su una traccia già definita. Quindi sicuramente in questo senso hanno colto l'opportunità. E poi suggerendo gli spunti, cioè seguendo gli spunti suggeriti da Gianni Rodari, hanno creato questi nuovi loro modelli fiabeschi, no? A partire, come avete sentito, poi anche da fiabe classiche, però rivoluzionandole moltissimo, in questo modo. Nella prima sezione
che è stata intitolata Fantasia di fiabe, hanno utilizzato principalmente quel suggerimento che lancia Rodari dicendo: provate a fare un'insalata di fiabe, cioè utilizzate diversi elementi, diversi personaggi provenienti da diverse fiabe e fateli interagire tra loro. Pinocchio, per esempio, incontra le protagoniste della tradizione fiabesca nordica come Cenerentola o Biancaneve o l'eroina del nonsense Alice. E abbiamo poi i musicanti di Brema che incontrano il brutto anatroppo, Cenerentola che incontra i tre porcellini. E sicuramente tutti questi elementi classici, messi insieme così, danno un risultato anche interessante, non solo di interpretazione, ma anche un po' di parodizzazione, no? Di modelli fiabeschi forse non più molto utilizzabili, fruibili. Poi segue una fiaba un po' a sé stante, che anche questa è molto interessante, una fiaba tra due popoli si chiama questa sezione, che narra le avventure di Pinocchio mettendo in relazione la cultura italiana con quella asiatica e introducendo un altro degli spunti poi di Gianni Rodari, che è quello dell'inserimento appunto degli elementi della società contemporanea, no? Nella fiaba classica, che poi abbiamo sentito anche nelle fiabe che sono state lette adesso. Segue poi la sezione delle fiabe a rovescio, che sono le fiabe scritte invertendo le classiche caratteristiche dei personaggi, cioè per esempio il lupo non è più il cattivo della storia, ma per una di queste storie subisce le angherie dei tre porcellini, che in realtà erano le sue vittime. O appunto si scoprono dei lati anche un po' oscuri o più furbi, cioè meno ingenui di protagoniste come Capuccetto Rosso o Cenerentola, eccetera. E infine abbiamo la fiaba che avete sentito, che è quella del sequel, che prende a spunto il suggerimento di Rodari di andare oltre il finale di una fiaba. La fiaba è il mondo attuale, che sono quelle che vi dicevo, portano in sé gli elementi del mondo che voi avete già sentito. Concludo dicendo che secondo me il risultato è molto molto interessante. Abbiamo ottenuto un volume ricco e vario di proposte, comunque di ragazzi che sono state, secondo me, come cosa più importante, realizzate in collaborazione. Un'altra cosa che la fiaba ha il potere di fare è mettere poi in relazione chi la narra con chi l'ascolta e in questo caso anche chi l'ha composta. Grazie, sono contenta di aver partecipato.